Buonasera dal TG della 7, ancora il caso Crocetta in primo piano. Il governatore della Sicilia vuole restare al suo posto, lo ribadisce ai nostri microfoni e sfida il PD. Se mi destituiscono è un vero e proprio golpe. Questo dice Crocetta, sentiamolo. Quando si dimostrerà Sì. che io non c'entro assolutamente nulla, come non c'entro, a quel punto sono pronto a consegnare le mie dimissioni, perché Rosario non sono Crocetta legato termina a nessuna così la giornata più persona lunga, e quella delle non ho nessun celebrazioni a potere, Paolo non ho nessun Borsellino. interesse, Un'intervista al e sono nostro una persona telegiornale per dire che con quella intercettazione impossibile lui non c'entra nulla e che le dimissioni non sono all'ordine del giorno. Il Partito Democratico mi sfiduci e sarà golpe, dice minaccioso Crocetta. Però io ho operato in questi 2 anni e mezzo, insieme a Lucia Borsellino, in un clima di ostilità spaventoso, dove Lucia non ce l'ha fatta più e io ho il dovere di resistere in questo momento. Il dovere di resistere, dice il governatore, che sullo scoop dell'Espresso, vero o presunto, precisa. O quella intercettazione esiste o non esiste? Se esiste, l'Espresso la pubblichi e se non la vuole pubblicare, la dia agli organi inquirenti. E Rosario Crocetta non ha partecipato oggi pomeriggio, su esplicito invito della famiglia Borsellino, alla commemorazione della strage in Via D'Amelio, in cui il 19 luglio di 23 anni fa vennero uccisi il giudice Paolo Borsellino e 5 agenti della scorta. A presenziare alla cerimonia le associazioni antimafia, poliziotti, magistrati, scout, studenti, il movimento delle agende rosse e decine di cittadini. Alle 16:58, l'ora in cui esplose il tritolo, è stato osservato un minuto di silenzio. Un anniversario segnato dalle polemiche per l'intercettazione rivelata dall'Espresso, una circostanza gravissima, ha detto Salvatore Borsellino, fratello del giudice assassinato, sia nel caso che l'intercettazione sia vera, sia che si tratti di una patacca, di macchina del fango. Se le riforme vanno avanti potremmo abbassare le tasse di 50 miliardi in 5 anni, lo dice Matteo Renzi, che poi specifica il suo programma. Via non solo l'odiata tassa sulla casa, ma via anche IRES e IRPEF. Poi tranquillizza anche sulla durata della legislatura, avanti fino al 2018, anno in cui si voterà, e per quel tempo l'Italia dovrà diventare locomotiva d'Europa. Ma non mancano le critiche, e non solo dalle opposizioni, ma anche dall'interno del suo stesso partito, dove la minoranza lamenta la mancanza delle coperture per realizzare i tagli annunciati. Andiamo all'estero, domani dopo 3 settimane riaprono in Grecia le banche e intanto per la prima volta Angela Merkel apre ad Atene. In un'intervista la cancelliera tedesca, pur confermando il no al taglio del debito greco, parla di interventi per ridare sollievo all'economia e renderlo più gestibile, mentre il vice cancelliere Sigmar Gabriel critica la proposta del ministro delle finanze Schäuble di mettere la Grecia fuori per 5 anni dall'euro. Non è stato delicato, ha detto, una cosa del genere si può fare solo se lo vuole Atene. Tragedia questa mattina alla questura di Milano. Un 22enne incensurato è morto lanciandosi da una finestra del quarto piano. Il giovane era stato accompagnato negli uffici di polizia da una volante intervenuta dopo la telefonata di una signora che avvisava di una lite in un appartamento dove il giovane avrebbe picchiato i genitori. Il ragazzo, che si era allontanato dalla casa, è stato ritrovato poi in strada in forte stato confusionale, portato in questura, doveva essere accompagnato in ospedale per una visita di controllo quando improvvisamente si è gettato nel vuoto. Si sono chiusi con un doppio trionfo azzurro i mondiali di scherma in Russia, nel fioretto a squadre femminile Arianna Enrigo, Elisa Di Francisca e Martina Batini, con la sempiterna Valentina Vezzali in panchina, hanno superato in finale la Russia per 45-36, si tratta del terzo titolo mondiale consecutivo, quarto a loro di fila considerando anche i giochi di Londra 2012. Trionfo anche per gli uomini, sempre nel fioretto a squadre. Andrea Baldini, Daniele Garozzo, Andrea Cassarà e Giorgio Avola hanno sconfitto in finale i padroni di casa della Russia per 45-38. Ed erano le ultime immagini per questa sera. L'informazione della 7 ritorna domani mattina alle 7:30. Buonanotte a tutti.